Buonasera ragazzi e bentornati. Sì, buonasera perché sto registrando a un'ora impossibile, ma oggi purtroppo sono stato occupato per cui il video sul soldato uscirà, voi lo vedrete domani al ritorno, cioè dopo pranzo, ma lo sto registrando stasera, domenica sera. Sarebbe dovuto uscire, ma ve l'ho detto, ho avuto degli impegni oggi per cui non sono riuscito a registrare. Allora, avevamo detto che toccava al soldato. Un secondo che vado a sistemare l'audio in modo che non ci dia fastidio. E andiamo a farci il setup per il soldato. Il soldato che giocheremo stasera sarà lui, supportato da, eccola qua, lei e da lui. O forse niente, andiamo direttamente su mappa e andiamo a farci la missione che è appena, la missione che è attiva stasera per prenderci i V-bucks a questa. Ah, scammata subito. Bene, 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 bene. PE progetti, tra parentesi. Not bad. Veramente not bad. Not bad. Purtroppo ragazzi ho un solo setup disponibile come soldato, quindi questo giocherò e GG. Andiamo a dare l'ok al Mr. Broken World che vuole rusharla. E incominciamo a parlare del soldato. Il soldato, come il costruttore, non ha mosse per muoversi o per scappare dai combattimenti, per cui eccola la puttana, scusate ragazzi, ma mi è caduta roba. Semplicemente dovrò restare in favore di si riesce proprio a staccarlo
stare un attimo tranquillo a guadagnare blu per stasera. Oh, abbiamo trovato gli Atlanti, ottimo. Vi stavo dicendo, visto che non ha mosse per scappare, per quanto sia molto solido come personaggio il soldato, così facendo ce lo uccido il nostro Atlante. Avrà sempre bisogno del supporto dell'overboard per, diciamo, cavarsela ed esplorare velocemente la mappa. Tant'è vero che difficilmente andrete voi a fare da scout, voi più che altro agite da panzer del gruppo andando a far fuori con il mitraglione e le granate sia i grossi le grosse ondate sia i grossi mob. Tutto ciò che è grosso il soldato lo fa fuori. Allora, continuiamo la costruzione dell'Atlante. Abbiamo quasi finito di fare il nostro Atlantino. E ora andiamo a liberarlo di tutto ciò che è inutile, cioè le scale qui. Facciamo così e così. Per quale arcano motivereste un po' di questa cosa? Perfetto. Tiriamo su i lati di questa piramide. Una volta fatto questo, ci puliamo un po' le linee di vista come al solito. Andiamoci a rifare un po' di ferro che abbiamo sprecato. Il centro di
ferro che abbiamo sprecato, ce lo rifacciamo subito, vediamo se per caso abbiamo fortuna e riusciamo a trovare qualcosa di utile, tipo della pancetta delle fibrose, che voi mi direte, pancette di fibrose, cosa servono? Servono a fare le trappole, molto semplicemente. E quindi ad alto livello se ne fa smodato uso, soprattutto a Montespago, avrete notato, nelle difese, nelle missioni un pochino più pesanti, quelle trappole fanno la differenza. Oh, guarda che là, oh, ma abbiamo già cappato il ferro, quindi vediamo. Oh, benissimo, munizioni. Ah, giusto, facciamoci un po' di munizioni mentre aspettiamo. Allora, vediamo un po' cosa vogliono fare questi. Puliamoci un attimo l'inventario mentre aspettiamo. Ok, e ora inizia lo spiegone. Questo è il compito del warrior. Prendere e spammare danno ovunque senza ma. Andiamo a spezzare lo standard, questo è molto importante. Liberare di questi, sì, vabbè, è logico, ragazzi, sono di basso livello e ce li mangiamo a colazione, ma è giusto per farvi vedere cosa deve fare un soldato. Io qua dovrei comunque andare sullo scudo, cercare di tirarlo giù, ma preferisco fare una cosa del genere, tirando proprio tutti a terra, così ci muoiono e io essere tutto felice e felicioso. Bombettiamola, non capisco il fatto che non mandava di farlo, buttiamola verso retta che non si sa mai. Tra 15 secondi abbiamo il mitraglione con cui in teoria dovremmo buttarci qua in mezzo e uccidere tutto quello che si è mosso. Cavoli, direi, tipo il mare va in dell'ortigano. Sì, purtroppo questo è stato un momento di defiance
reminiscenze di quando ero piccino, di Alice nel Paese delle Meraviglie. Comunque, il forte del soldato che applica quel simbolo di scudo rotto che fa prendere i danni ai mostri, proprio li debilita, li rallenta, mi sembra anche, ma non vorrei dargli a bere qualcosa di cui non ho la certezza, quindi poi controlleremo. Molto noiosa questa qua, il 58 per i bivacchi, ma purtroppo ragazzi questo non sarà l'argomento stasera. Comunque il compito del soldato è appunto questo, spammare danno con le abilità, sciogliere i mostri, perché comunque i nostri headshot saranno sempre potenzianti, che vedete che ogni top headshot che faccio mi parte un power up, per cui sparo più veloce per un tot di tempo. Pensate un Hydra, che è un fucile d'assalto molto potente, ma con una cadenza di tiro bassa, potenziato da questa capacità di questo soldato qua, che è appunto le Dunker, e vabbè, più danno uguale più. Vai, perché non mi fa l'abilità? Ah, perché ho il danno elettrico addosso. Oh, sto ucciso. Bene, qua succede. Mori, mori, perché mi blocchi le abilità. Te mori perché fai troppo male. Te mori, te mori, te mori. E ora uccidiamo questo. Come potete vedere, molto semplicemente il quinto danno da abilità lo prende tutto. E il bello dei soldati è questo: altri soldati hanno destro mancino, come quello che noi usiamo per avere le bombe potenziate qua, che sono due pistolette, ma alla fine sono un po' meno colpi del Gatling, questo qua grosso, ma comunque molto molto danneggiante anche questo, con un passo, quindi più facilmente utilizzabile. Ecco, questo è il bello del video. Avete visto quanto è durato il top nano. Comunque il compito del soldato questo è prendere e spammare danno come se non esistesse altro nella vita. Effettivamente per un soldato non è che esista molto altro nella vita, però facciamo finta che esista altro per il soldato. Non è vero, Alastair, sei un bugiardo, il soldato deve spammare danno. Sì, va bene, ragazzi, si chiama ironia, quella che ho usato io. So benissimo che è solo per questo che esiste il soldato. Comunque, sappiate che il soldato è forse la classe che più sa, da quello che vedo, la maggioranza dei giocatori Battle Royale adora la classe del soldato. Non ho la minima idea del perché, ma fatto sta che così è, è così.
Allora. È una delle classi che uso meno, che conosco meno, quindi non... forse anche perché ho meno possibilità di scelta, quindi inconsciamente dico vabbè, devo giocare solo ed Hunter, e se devo giocare solo ed Hunter allora tanto vale che gioco altre tipologie di personaggio che mi possono dare magari un pochino più di soddisfazione grazie a, che ne so, mobilità, compiti specifici come quello del che può essere quello del ninja o del straniero o del costruttore. Il soldato è messo qui per fare danno. Il vostro compito è fare danno e non lasciare che si avvicinino, e come avete visto, se non c'è un costruttore, buttacela una costruzione, l'importante è che non entrino dove tu stai difendendo. Questo è il soldato. Ho detto 7 volte la stessa cosa, ma ragazzi, capitemi, è tardi. Sono stanco. È stata una lunga giornata, ma sono qua lo stesso per portarvi un video e per farvi capire quel poco che c'è da capire sul soldato. Naturalmente ci sono soldati che hanno altre peculiarità, ma io non ho, che vengono usati più o meno tutti nello stesso modo. Prendo e controllo le grandi masse dalla mia parte, io faccio il danno grosso, arriva il boss, me lo sciolgo di abilità con il Gatling e GGVP. Questo è principalmente il compito del soldato nel gruppo, fare tanto, 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 tanto. Dopo aver preso le nostre ricompense per stasera dal vostro Alastel è tutto, come al solito. Se il video vi è piaciuto, like. Se non vi è piaciuto, ditemi il perché. Sono sempre accette. Le critiche costruttive sono sempre accette, ben accette. Se vi piace il canale, iscrivetevi e attivate la campanellina se volete essere aggiornati. Se non lo volete fare, non lo fate. Ragazzi, che dirvi? Per oggi è tutto. Bella.